Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo delle proprietà di una pianta probabilmente poco conosciuta, ma che invece è molto utilizzata, soprattutto a livello fitoterapico, per i suoi molteplici benefici. E stiamo parlando dell'evistico, o anche detto sedano di montagna. È una pianta perenne appartenente alla famiglia dell'Apiace. È caratterizzata da un fusto abbastanza lungo, all'incirca può raggiungere i 2 metri, delle infiorescenze di colore giallo o arancio e delle foglie simili proprio a quelle del sedano, che in genere vengono raccolte nel periodo primaverile tra aprile e giugno. E il gusto delle foglie è molto simile proprio a quello del sedano, ma con un gusto un po' più deciso, un po' più pungente, ma comunque sempre molto, molto gradevole. È una pianta che è conosciuta sin dai tempi antichi, in effetti già il nome ci fa ripensare al latino e quindi deriva proprio dal latino, proprio vuol dire alleviare, e questo proprio per le proprietà di questa pianta e quindi era conosciuta già dai romani, ma la grande diffusione si ha grazie ai monaci benedettini che ne diffusero la coltivazione all'interno delle corti e degli orti. Quali sono le proprietà? Allora, innanzitutto 100 grammi apportano poche calorie, tra le 30 e le 40 calorie, è ricca di sali minerali e vitamina, soprattutto la vitamina C. Ma ciò che contraddistingue questa pianta è il grandissimo contenuto, soprattutto all'interno dei semi, in olio essenziale, ma contiene tantissime molecole, quindi tantissimi fitocomposti, con delle proprietà molto interessanti, quindi andiamo dai tannini alle cumarine, l'eugenolo, le gomme e così via. Quindi in effetti quali possono essere i benefici? Sicuramente ha un grande, proprio grazie a tutto questo insieme di molecole che abbiamo citato, ha un grande potere antiossidante. Recenti studi soprattutto sembrano confermare questa proprietà soprattutto a livello epatico, quindi a livello del fegato. Ha delle ottime proprietà anche disinfettanti, soprattutto antibatteriche e antifungine. Ha delle ottime capacità diuretiche, quindi una funzione importante per tenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa. In più aumenta la secrezione salivare e la secrezione gastrica, per cui favorisce anche la digestione, e questo è il motivo per cui questa pianta è utilizzata spesso come ingrediente all'interno di tisane oppure liquori digestivi. Abbiamo già detto della importante proprietà diuretica in funzione della pressione arteriosa, ma questa proprietà diuretica aiuta anche in caso di infezioni urinarie e di calcoli renali. Quindi, diciamo, una pianta che possiamo utilizzare, come detto, in fitoterapia per tanti piccoli disturbi, però ha anche delle controindicazioni. Infatti, se ne sconsiglia l'utilizzo nei soggetti ipotesi, quindi che hanno una pressione bassa proprio per le grandi capacità diuretiche della pianta, ma è sconsigliata anche per i soggetti con problemi di insufficienza renale e cardiaca. Nelle donne in gravidanza o in allattamento, e non sembrano esserci interazioni con farmaci, quelli più utilizzati, però il consiglio è sempre quello di chiedere al proprio medico prima di incominciare dei trattamenti che prevedono l'utilizzo di questa pianta. Un'altra controindicazione è che proprio per la presenza di alcune molecole come quelle della famiglia delle cumarine, quando si sta utilizzando il levistico è bene non porsi al sole per evitare delle scottature, perché diciamo, potrebbero queste sostanze facilitare il rischio di scottature. In cucina viene anche molto utilizzata come pianta aromatica. Le foglie sia fresche che essiccate vengono utilizzate per risotti, minestre, brodi, ma anche la radice e il gambo possono essere grattugiati, quindi per aromatizzare dei piatti di vario genere. E la particolarità è che anche i semi macinati vengono sempre più spesso utilizzati anche per dare un gusto particolare, molto gradevole anche al pane oppure a diversi prodotti da forno.
Bene, io vi rimando come sempre all'articolo che trovate sui social, sul sito di Cilento Channel per approfondire questo argomento che abbiamo trattato oggi. Vi ricordo anche l'indirizzo email a cui potete scrivere per proporre ulteriori argomenti da trattare o per fare delle domande, che è nutrizionericci@virgilio.it e ci rivediamo la settimana prossima, sempre su Cilento Channel, per un nuovo appuntamento della nostra rubrica. Ciao!